per Secret Office. Lo show degli impiegati, qui su questo palco si vive un sogno. Negli uffici utili stanno succedendo cose. È la vicina di scrivania che canta una canzone della disco music. Integerrimi dirigenti che sulla scrivania ballano come fossero cubiste. E poi i più bravi li scegliamo. Li scegliamo. In due giorni li prepariamo per lo show e gli diamo due capitani, ragazzi. Oh, capitano, mia capitano, Isa e Ciro. Chi vincerà stasera, chi si porterà a casa il trofeo e guadagnerà l'accesso alla finale, finalissima di The Singing Office. Caro Ciro, cara Isa, dove siete andate questa settimana? A Cari Parma! Cari Parma! Cari Parma, la banca, come no? E tu? E noi all'Antoniano di Bologna! L'Antoniano, quelli del coro! Non solo il coro, perché poi fanno tante iniziative di beneficenza, cose molto importanti. Allora, quindi si preannuncia una grandissima gara. Voi siete andati nei loro uffici a cercare di capire chi meritava, chi era pronto per partecipare allo show. Guardiamo, audizioni. Tanti eventi culturali di beneficenza, in più un grande classico, lo storico coro dell'Antoniano. Per intenderci, i cantanti in miniatura più famosi d'Italia. Ecco dove siamo, all'Antoniano di Bologna. E vi pare che proprio qui non troveremo 5 voci per The Singing Office? Entriamo. Salve. Buongiorno. Ma lei controlla tutto questo posto? Da qui sì, controlliamo tutte le luci bianche. Come si chiama? Mi chiamo Paolo Savini. Bene, senta, nel frattempo che io mi riposo, no? Sì. Mi canta una canzone. Vecchia Roma sotto la luna non canti più. Gli stornelli, le serenate de gioventù. I'll never know the likes of this. I've been alone and I am missing some guitar sight. But that is so the dream of tonight. Dai, 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 dai. Io mi sento il più colpevole, il più povero degli uomini. E mi manca il coraggio di tornare, di tornare. Salve! Frate Alessandro, lei è il direttore dell'Antoniano. Esatto. Vero, vero? Esatto, proprio, proprio così. E so che comunque dirige tutto con grande allegria, con grande amore, con grande gioia, quindi oggi ci può anche rallegrare un po' la giornata. Canzone. Con una bella canzone. Perché le tagliatelle di nonna Pina sono molto più efficaci di ogni medicina. Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me, sono buone anche al mattino, al posto del caffè. Yeah! Arrivo, arrivo! Eccomi, oggi sono a Parma. Ho deciso di scegliere i miei talenti canori in una banca e per l'occasione ho scelto proprio una delle banche più antiche d'Italia. Cari Parma, andiamo! Buongiorno. Buongiorno. Come si Ciao. Chiama? Giamba. Giamba, cosa fa qui in Cari Parma? Lavora qui? Sì, lavoro qua. Lavoro che cosa esattamente? Sono direttore di filiale. Ah, senta, per caso canta lei? Però beh, bisogna anche di creare un po' l'atmosfera. Va bene. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi. Che frugano le tasche della vita ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo. And we keep on fighting to the end. We are the champions. Si
Stiamo per entrare nelle cucine della mensa dell'Antoniani. Pensate che qui ogni giorno vengono a mangiare circa 80 persone senza fissa dimora. Salve, permesso. Buongiorno. Avanti, prego. Che profumino. E sarà bellissimo, perché gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Va pensiero sulla litorate. Vai di posa sui climi e sui fiori. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Maestro, sento una musica, mi sa che questo è il suo ambiente. Prego. Ci vuole un attimo di pace sai, per fare quello che ci piace sai, e poi non me la ricordo più. Dai, 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 ancora, ancora, ancora. Come dice anche mio zio, mente sana in corpo sano, e adesso son convinto anch'io. Bastasse già, ah, ah, bastasse già, ah, ah, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. How many years must a man doubt say before Jesus in the sand? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. C'è una mamma giovanissima che ha una voce fantastica. Ti porto da lei. Sei già mamma? Ciao. Sì, sono già mamma. Ho avuto questa fortuna, dai. Come ti chiami? Laura. E cosa fai in Cariparma? Faccio, mi occupo di titoli, insomma, un po' in generale, ecco. Ci fai la mamma cantante? Vedrò. Mai non ti ho avuto mai, in fondo mai, dolce amore mio, sensibile. Questo è sempre stato un modo per fermare il tempo e la velocità, i passi svelti della gente, la disattenzione, le parole dette senza umiltà. E poi quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e già, a buon prezzo si sa. Salve, disturbiamo? No, no, rendiamo le vostre giornate più allegre, sì, vero? Più allegra. Lei chi è? Cinzia Vezzani. Cinzia, cosa fa qui all'Antoniano? Ufficio stampa. Ufficio stampa. Bene, vedo che legge, infatti. Senta, ma adesso posiamo il giornale. Vogliamo sentire una bella canzone, va bene? Diamo un po' di allegria a questa giornata. Siete sicuri? Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiara e trasparente come me. E la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non svegliateci. Not gonna. One in my pain with his finger.